abbiamo in diretta uno degli stilisti e dei direttori artistici più importanti d'Italia, il grandissimo Steven Torrisi. Ciao Steven! Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao Cesare, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tu Steven? Abbastanza bene, siamo usciti, abbiamo finito proprio ieri sera lo shooting per la nuova collezione ALV 2021, autunno-inverno, perciò ti lascio immaginare come siamo un po' stanchi, perché si fa tutto in un lasso di tempo con molta velocità, a creare il nuovo mood per l'anno 2021 di Alviero Martini. Della nuova collezione ALV. Allora 2021. Steven, tu segui tantissimi progetti, poi sei il direttore artistico del premio Oscar internazionale della moda, che sì, quest'anno si è tenuto a Firenze in una cornice meravigliosa e dove ho avuto il piacere e l'onore di assistere. Allora vuoi raccontarci questo premio, come è nato? Il premio è nato da una mia grande ambizione. Vabbè, molti sanno che io sono uscito da un percorso da ballerino per Raffaella Carrà nel 96-97, chiudendo quel momento mio atipico, perché non era quello che volevo fare, sono rimasto dentro questo contesto della moda, che è il contenitore moda, lavorando per 16 anni per Miss Italia. Da lì mi sono sempre guardato intorno e ho detto: ma come mai un'eccellenza così importante non ha un evento tutto suo? Perché c'è il Festival del Cinema, il Festival Margutta, il premio quello, tutti i premi di questo mondo, però la moda non viene mai tenuta in considerazione con un contenitore suo. E da 8 anni ho messo su questo premio, che si chiama Premio Oscar della Moda, che premia l'eccellenza dal platino oro argento, e poi mi sono imposto dal direttore artistico di premiare tutta la filiera della moda. Significa miglior MUA, miglior hairstylist, miglior modella, modello, testata giornalistica sempre che parla di moda, tutte le categorie. E devo dire che non è stato facile, perché come sappiamo tutti gli stilisti si sentono a volte anche onnipotenti, oppure per loro la moda è quella che fanno loro. Tutta la filiera è un contorno. Io invece ho fatto capire in questi 8 anni che la filiera è molto importante in un contesto moda, come Donna sotto le stelle. È vero che c'è lo stilista che crea la collezione, ma è anche vero che esiste comunque delle modelle, dei modelli, c'è una direzione artistica, direttore delle luci, del palco, tutte quelle cose che comunque non vengono mai esaltate in un contesto di kermesse come Donna sotto le stelle. E io invece, con questo mio progetto che è iniziato 8 anni fa, ho piano piano introdotto anche tante categorie che per me sono importanti, questo è. E da 8 anni siamo ancora in vita. Quest'anno, grazie al lockdown, mi stava saltando, ma tu lo sai, Cesare, io non mi fermo al niente. Ho dato l'appuntamento la prima domenica di dicembre all'ottava edizione del premio Oscar della Moda, perciò si consegneranno gli Oscar della Moda, ci sarà palestra, ritornerà Rocco Barocco, Alviero Martini e tutte le eccellenze che sono già state premiate. Steven, dove si terrà quest'anno? Sempre a Firenze? Quest'anno per il secondo anno si terrà a Firenze, sì, perché il mio evento è un evento itinerante, dato che comunque devo inserirlo e farlo capire che esiste questo progetto da 8 anni itinerante. L'abbiamo fatto 2 anni all'Arena di Taormina, 2 anni a Napoli, 2 anni a Roma, a Capotmunti, nella piazza del Campidoglio, 1 anno a Milano e da 2 anni è fermo. L'anno scorso e quest'anno sarà fermo a Firenze. Il prossimo anno, che entriamo al 9° anno, del premio Oscar della Moda, ritorneremo a Capotmunti, dove lì toccheremo il 9° anno, e poi il 10° anno, se Dio vorrà, ritorneremo in quella splendida piazza che è Piazza del Campidoglio, dove tutto è iniziato, tra l'altro. Beh, ma sicuramente, Steve, andrà tutto bene. Allora, noi all'inizio abbiamo detto che c'è anche una grande amicizia, un rapporto professionale col maestro Alviero Martini. Vuoi svelarci il vostro ultimo progetto? Sì, con Alviero lo conoscevo, come conosco tutti gli stilisti, però sai benissimo che il periodo dell'Alta Roma erano inavvicinabili, poi gli anni tutte le cose hanno avuto un'evoluzione differente, anche gli stilisti stessi sono diventati gli stilisti della porta accanto, perciò con Alviero ci siamo confrontati più volte. 2 anni fa è venuto a ritirare il premio Oscar della Moda, lui ha visto la qualità del mio lavoro e da lì si è creata un'ottima sinergia, perciò facciamo dei progetti. Lui dice che io e lui siamo dei soci in affari, non sono neanche il suo direttore artistico, ma sono un socio in affari. E da lì abbiamo realizzato, oltre, va bene, le varie collezioni che poi vedete anno per anno, primavera, estate, autunno e inverno, abbiamo creato un format che si chiama Fashion Tour ALV, che è un modo come promuovere il prodotto, per farlo riconoscere a livello territoriale, perché chi sa benissimo, l'Alviero Martini, da prima classe, si è
seconda linea, chiamiamola, che è sempre Alvo, vai al Piero Martini, che si chiama Andare Lontano Viaggiando, che automaticamente ancora non è conosciuto al 100% come prima classe. E con il Fashion Tour ALD, itinerante per tutta l'Italia, con degli agenti per tutta l'Italia, si creano degli eventi che si chiamano, è un modo come reclutare modelli e modelli e poi portarli a una finale regionale, a una finale nazionale. Chi vince la finale nazionale del Fashion Tour ALD diventa l'uomo e la donna, diventano i testimonial per un anno di Alviero Martini, nonché anche testimonial miei per le mie 5 serate che ho inserito in questo contesto d'Italia. Assolutamente, come abbiamo detto anche con Alviero, una bellissima iniziativa rivolta ai giovani. Noi spesso ci dimentichiamo, esatto, dei nostri ragazzi, quindi un'iniziativa lodevole, anche perché poi essere testimonial del brand Alviero Martini e delle tue sfilate non è cosa da poco, ma è un trampolino di lancio meraviglioso. Allora Steven, sì, nei nostri fuori onda c'erano tantissime persone che a livello social scrivevano: non vediamo l'ora di ascoltare, di vedere l'intervista con Steven Torrisi. E c'è giunto un messaggino in diretta al nostro numero WhatsApp che ti voglio leggere. Grande Steven Torrisi, che rappresenta l'alta moda, sempre all'avanguardia. Saluti da Riccardo Sisili, Bologna. Riccardo Sisili, sì, perché se tu sai, comunque nel periodo del lockdown io ero a fare la collezione primavera-estate 2020, poi giorno 7 e giorno 8 hanno dato il lockdown, il nostro presidente, come dice Alviero, ha dato il suo primo decretino e io sono dovuto andare via da Milano, lasciando Alviero a malincuore qui a Milano, e sono dovuto andare giù in Sicilia a farmi, come tutti quanti, la nostra quarantena. E da lì è iniziato abbiamo aperto questo format che si chiama al bar di Alviero Martini, dove da lì, devo dirti, io non pensavo che eravamo così social di Alviero. Comunque tante persone si sono interessate per quello che dicevamo di Alviero, e si è creato un indotto pazzesco. Per dirti, io vado a Campomarino, io sono diventato un personaggio pubblico a Campomarino, cosa che non me l'aspettavo. Abbiamo visto le foto non mi aspettavo, gli ho detto ad Alviero, sono scioccato, perché io sono un direttore artistico che lavora dietro le quinte e da tale comunque mi comporto, non amo essere personaggio pubblico, amo essere personaggio pubblico e tu lo sai benissimo, dentro il mio lavoro, fuori voglio essere la persona normale, fare la mia vita normale, se no facevo l'opinionista, continuavo a fare l'opinionista a Rai quando lo facevo da Caterina Balivo e da Lamberto Sposino, oppure facevo il ballerino. Però devo dire che questa cosa ha creato, allora Sisili è uno dei tanti follower nostri che ci seguono e ci seguono ogni giorno, tutto quello che facciamo, mandano messaggi di affetto, e devo dire che è stata una bellissima cosa, perché ci siamo riscommessi su un altro format che io non pensavo mai di portare avanti. Invece al bar di Alviero Martini è un altro format che abbiamo creato grazie al Covid e che rimarrà, credo, negli anni, perché piano piano abbiamo intenzionato di farlo diventare un format a tutti gli effetti. Bene Steven, questo. Io ho qui al mio fianco Simone Esposito, che vorrebbe porti una domanda. Esatto, sì, ciao Steven, sì. A parte ti voglio fare i complimenti per il tuo lavoro. Io purtroppo sono stato fino adesso vessato dall'amico Cesare Deserto per come sono vestito. Ora non so se ci vedi ti ho anche... Ti ho visto perché vi ho seguito, perciò si vede anche in diretta sui social, perché ho visto il tuo abbigliamento e non è male. Esatto. No, Steven, tu che bravo hai vestito, Steven, diglielo. Le donne più belle, tu che sei sinonimo di eleganza, dimmi qualcosa a questa camicia, amico mio, prego. Ma guarda, siamo in estate, perciò tutto è permesso in estate. Poi io, guarda, sono monocolore, io uso solo il nero, proprio perché faccio la moda. È normale, chi fa moda non ama vestirsi stravagante. Vedi Dolce & Gabbana, vedi anche Alviero Martini, no, è molto stravagante, devo dire, sì, però cambia. Vedi Rocco Barocco e tanti altri, siamo un po' più sobri come abbigliamento, perché chi fa moda non utilizza quel tipo di abbigliamento. Io sono molto, chi mi conosce lo sa, sono sempre con gli stessi vestiti, stesso colore, a volte mi chiedono mood. Ma hai avuto qualche lutto in famiglia? Ha detto no, io ho visto in questo modo, nessun lutto. E tra l'altro così. Cesare non sa, con Steve ci siamo sentiti, che io sarò ospite da lui per l'Oscar della moda, e tra l'altro sarò vestito da sacerdote, da prete, infatti è prete a portare. Ottimo, appunto, ottimo, ottimo. Cioè, noi dobbiamo mandare
tutte le come, si, come posso dire, tutti i messaggi, ecco, possibili e immaginabili, esatto. Perché comunque la moda la facciamo noi, poi il pubblico recepisce quello che noi mandiamo. Giusto. Comunque mi fa piacere che ci sarai anche tu al premio Oscar della moda. Stiamo con Valentina, stiamo strutturando l'ottava edizione e siamo quasi in chiusura, perciò a breve, come prossima settimana, saremo con Alviero Martini Giunticini a ritirare il premio Castello di Paternò, che è un altro evento che avevo mio storico, che ho dato mio collega, e da prossima settimana saremo in tour per tutta l'Italia, anche perché comunque oltre la moda, con Alviero, essendo un bravo scrittore, ha scritto dei libri, perciò automaticamente andiamo in tour dalla prossima settimana, giustamente promuovendo anche come firmacopie, presentando il nuovo libro di Alviero Martini. Fantastico. Perciò non ho... sì, devo dire che purtroppo la moda quest'anno si è totalmente bloccata, perciò, come dice il nostro presidente, ci siamo tutti riscommettere, e poi noi ci siamo riscommessi alla grande, perché abbiamo iniziato con il format a casa di Alviero Martini, poi ora con tutto questo tour che abbiamo presentando il libro di Alviero Martini, e poi mi sto dedicando anche a portare gli artisti, da Licia Nunes, Antonio Zecchila, che saranno ospiti, che saranno ospiti anche qui da noi, mio caro Steven, quindi esatto, faremo questa, mandatemi la saluta, Licia Nunes, che è un'amica, Antonio Zecchila, anche un amico, Beppe Convertino, sono tutte persone che da 28 anni che faccio questa attività, comunque chi più chi meno è salito sul mio palco a presentare un evento mio, perciò sono tutti amici, e amici anche vostri, tra l'altro. Bene, sì. Bene, Steven, io ti ringrazio per essere stato nostro ospite, per queste tantissime informazioni. Grazie a voi, e volevo approfittare per ringraziarti della gentilezza che hai avuto nei confronti di Alviero, cioè, ed è rimasto veramente contento del fatto che hai dato la prima intervista, perché questa è una tua, avete iniziato da poco, tra l'altro. Sì, questa è la seconda puntata, sì. La seconda puntata, perciò nella prima puntata c'era Alviero Martini che ti ha aperto un pochino il percorso di quest'anno della tua radio, di Vox Populi. Assolutamente. Mi era molto, molto felice di questa cosa. Grazie a te, grazie ad Alviero, per me è un gran piacere non solo avere un rapporto di collaborazione professionale con voi, ma anche di amicizia, che è la cosa più importante. Grazie mille, Steven. Ciao, Steven. E poi non ti dimenticare che potete sempre con Vox Populi dare spazio anche alla moda, è importante, perché sempre, la moda in questo momento ha di bisogno. Steven, noi siamo a tua completa disposizione, per te, per la moda. Creiamo anche un percorso per la moda, risvegliamolo un pochino, perché è un momento abbastanza critico il contenitore moda. Ce la faremo, amico mio, ti ringrazio. Grazie mille, buona giornata, baci Steven. Ciao. Ciao.